Stasera da già parlare. Il successo del Martini Live Bar è dato da due fattori: la musica, che è universale, e l'aver creato una piattaforma dove le persone potevano assistere a performance musicali in un momento così particolare. Siamo un brand che celebra i momenti di socialità e convivialità da sempre, e la musica ne è una parte fondamentale. E con questo progetto abbiamo unito entrambe le cose in modo virtuale. Ecco perché le persone hanno apprezzato questo format, perché le persone vogliono uscire, divertirsi e conoscersi. E grazie a questo format siamo riusciti a far vivere una piccolissima parte di questi momenti in un evento di intrattenimento digitale. Tu casi tale qual a me, sono nato stesso. La formazione in campo ha segnato. Con Saturnino, PJ Johnson, è stato fantastico. Mi sembrava una cosa super esclusiva e lo è stata. Io sono fermamente convinto che il Martini Live Bar sia servito come hub e come grande divulgatore di tutte quelle che sono le ultime tendenze musicali degli ultimi 5 anni più interessanti. Stile di Clemente Tistona, sulla fascia sinistra come Leonardo Spinazzola. Livello estremo è quello che penso, fascia destra come mio fratello Di Lorenzo. Sound in anteprima, conosce George, Giorgio Chiellin. Yes, I, non ci stanno problemi, ti scuccio. Ha difeso come a fratello Bonucci. Livello estremo, ostile arriva sempre in penna. Iena White, come Nicolò Barella. Non ci stanno problemi, apro questo scrigno. Conosce a George, Giorgio San Giorgigno. Sembra ancora là, gente casa innamorata. Una sinfonica. Martini Live Bar è stato ed è una rivoluzione. Non solo come format musicale, ma anche come progetto in un momento davvero difficile che ha saputo coinvolgere grandi artisti. Ieri sera abbiamo partecipato a un grande evento con due big della musica italiana, Clementino e Saturnino, e siamo felici di averli ospitati in Terrazza Martini, anche per celebrare l'Effie Award che ci è stato consegnato la scorsa settimana. Siamo davvero orgogliosi che il Martini Live Bar abbia riscosso così tanto successo. In Abala stasera.